Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993. Il video di oggi sarà un video riguardante la banned list che la Konami ha rilasciato adesso, praticamente ieri. E una banned molto succosa. Mi spiace solo che il mio video di previsione della banned è appunto uscito ieri, quando la banned è uscita durante la nottata. Mi spiace per questo disguido, però è come se avessi quasi previsto una banned, perché ci sono davvero un sacco di carte che avevo previsto e sono state toccate. Non era difficilissimo andare a prevedere, però sono felice perché finalmente la Konami ha fatto delle cose serie e fatte bene, tranne per Sky Striker forse. Andiamo a vedere perché. Allora, banned attiva, non ci saranno nuovi aggiornamenti fino al 2 di aprile. Segnatevi la data perché poi mi chiedete sempre quando esce la banned, quando esce la banned. Fino al 2 di aprile non uscirà nulla, sicuramente. Dal 2 aprile in poi, sarà tipo metà aprile, l'avremo. Partiamo subito con le bannate. Abbiamo Fairy Tail Snow, che sarebbe stata dovuta essere bannata 1 o 2 anni fa, ma è stata bannata adesso perché i mazzi Dark ne abusano, eccetera. Un po' tardi, ma meglio tardi che mai, come si suol dire. Snow è una carta sbagliatissima. So che io fomento odio verso Snow da sempre, perché io è una carta che odio in assoluto e sono felicissimo che sia stata bannata. Sono molto onesto. Poi abbiamo il Golem Tritatutto, che è una carta senza senso. Poi, quando usciva il Security Dragon più Akashic, lo spammavi 3 volte, senza senso. Quindi, è giusto, se Gofu è a 0, giusto avere Green Golem anche a 0. Poi, vediamo cosa c'è. Topologic Gumblar Dragon, che va a 0. Quindi, Gumblar anche l'avevo chiamato. Non pensavo fossero così diretti, magari aspettare ancora un po', però ci sta assolutamente, perché comunque fa endloop da 6 insieme ad altra roba e non è assolutamente buono per il gioco. Poi abbiamo numero 42 Tomahawk, Mermail distrutto, Mermail endloop distrutto completamente. Si giocherà per andare secondi, vedremo perché. Poi più avanti nella banned 42 Tomahawk bannato, ci sta perché può spammarti dai 4 ai 5 token in un turno, turno 0. Cioè, niente da dire, mi dispiace, ma è giustissimo. Poi abbiamo numero 86, Rongo Minion, che va bannato. Non stiamo neanche a parlarne, anche questo l'avevo predetto, ma era semplicissimo da prevedere. Poi abbiamo Carica Anime, che va a 0. Anche questa è discussa da tantissimo tempo, è stata bannata ora perché? Perché se ne abusa e se la giochi mono con 3 Saryuja te la peschi sicuramente, quindi troppo abusabile con Saryuja, secondo me. È poi una carta che in generale è fortissima, e se parti primo e fai Soul Charge, veri Soul Charge, sia che sia con Saryuja sia che sia senza Saryuja, vinci al 90% se fai un buon board. Quindi anche questa rientra nel Mermail distrutto, perché comunque è una carta che era giocabilissima. Poi abbiamo il Chaos Emperor Dragon, che va a 1. Questa anche telefonata perché avevano fatto l'errata. Ci sta Cyberstain, che va a 1. Fatemi sapere qui, guardate la mia faccia. È una bella bomba, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Poi abbiamo Griffer Oscuro, che va a 1, seguendo l'Armageddon Knight, perché sono circa la stessa cosa. Shurit, che l'avevo chiamato e l'ho beccato, che va a 1, come avevo previsto. E ci sta assolutamente. Costrutto, che va a 1, prevista anche questa. Come la previsione è tornata, e l'avevo già capito da tanto tempo, quando avevo detto che avevano annunciato quel prodotto da Konami in cui inserivano Costrutto non tra le carte bandite nella descrizione del prodotto, ma tra le carte più forti di Yu-Gi-Oh! Qualcosa del genere, e tra le più famose. Quindi si sapeva che Costrutto sarebbe tornata. Poi abbiamo Fusione Brillante, che va a 1, anche questa seguendo Snow, un po' tardi per colpirla, ma meglio tardi che mai nuovamente, perché è una carta fortissima che andava colpita tempo fa, quando già la giocava Lightsworn, perché fa delle robe vergognose. Ora è ancora di più fortissima per Thunder Dragon, Cestina 1, l'altro trigger, balle varie. Poi potevi mandarci Snow, potevi mandarci il Trick Clown, potevi fare delle robe assurde per evocare poi una carta che ti fa fare la norma all'aggiuntiva, per evocare l'altro che si evocano i Thunder Dragon. E in più va a rallentare e a stoppare un po' gli FTK di Gem Knight, quindi scelta perfetta. Poi abbiamo Sarcofago d'Oro, che ho beccato anche questa a 1 perché è uguale a Foolish Burial, è diventato uguale, quindi giusto
averla a 1. Poi abbiamo il Magical Meat Breaker Field che va a 1. Ci sta anche questa. Capro espiatorio che va a 1. Questa l'avevo beccata, ma nella banned, nella prisione della banned precedente. Poi non pensavo più la mettessero 1 in questa, perché di solito fanno una banned dopo l'altra. Passano 3, 2, 1. Scapegoat a 1 è giustissimo, perché spam a 4 non ha senso. Slash Draw a 1, beccata anche questa, perché fa gli FDK, la metti a 1, problema risolto. Trappole, nada. Semilimitate, niente. Una sezione che ormai ha sempre meno senso, perché come vedete ci sono 4 carte. E poi fuori dalla lista, qua ci divertiamo, abbiamo Insector Hornet, Necrots di Brionac, Exilon Knight, che tanto non giocava nessuno, Slumber, che non capisco troppo, Slumber a 3, non capisco troppo perché Buco Nero è a 1, quindi non capisco perché Slumber vada a 3, essendo Slumber più forte di Buco Nero. Stoppabile Dash, sì, devi giocare un piccolo motore per attivarla, ma fortissima comunque, questo spingerà il mio Mermail ad andare secondo sicuramente, vediamo se reintrodurrò i Kaiju al massimo, anche se contro Thunder Dragon non bastano. Poi abbiamo Tempesta Avanzata dei Monarchi, che anche questa io l'avrei lasciata a 1 onestamente, perché è una carta veramente forte. Virus Epidemia Eradicatore, che è sbloccata anche questa, ma ci sta, smuoviamo un po' di roba. Inferni di Barrier, ok. Wind Up Magician, ok. TG Hyper Librarian, Iper Bibliotecario, che va a 3 e potrebbe essere un suggerimento per Needle Fiber, per le giocate sincro. Secondo me sì, secondo me Needle Fiber arriverà prima del previsto, ormai siamo un po' tutti disillusi, ma prima o poi arriverà. Secondo me alla prossima banned andranno a bandire la Sorceress e poi annunceranno Needle Fiber. E poi abbiamo Rimozione di Limite, che va a 3, carta sbloccata, ma che in questo momento non smuove il meta, quindi ci può stare, averla 2-3, non cambia assolutamente nulla. Quindi questo è tutto, una banned bella corposa come mi aspettavo, una banned che ha colpito molte delle cose che mi aspettavo. Non mi piace il fatto che Slumber è un po' contestabile, i Danger sono tutti lì, ma l'avevo previsto anche questo, l'avevo detto nel video di ieri, e non mi piace che Sky Striker è intoccato. Questo non mi piace perché Sky Striker è veramente troppo forte, ha delle carte fortissime e non l'hanno toccato in nessuna delle sue carte principali, quindi non lo so, forse vogliono ristampare Engage, farci altri soldi, vendere ancora box, perché Engage è una carta sbroccata, probabilmente quella è la ragione, però secondo me dovevano toccarlo, perché a questo punto Sky Striker si rialza ancora. Quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto voi cosa ne pensate di questa banned list bella grande, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se ha toccato i vostri mazzi oppure no, come pensate che cambierà il prossimo meta. Quindi per oggi è tutto, se avete suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, alla prossima!